Sta succedendo qualcosa di losco al cantiere di Fisk. Devo ricordarmi di controllare. Controlla la pressione idrica in ogni singolo edificio. Quelli di oltre tre piani usano torri idriche per potenziare la rete cittadina. L'obiettivo è individuare i problemi prima che si verifichino. Ehi, in questo edificio la pressione è fuori scala. Devo capire perché. Le torri idriche si collegano al sistema cittadino dal terzo piano. Scansionerò i tubi per capire dov'è il problema. Qui i tubi sono a posto. Qualunque sia la causa, è più in basso. Ecco il problema. La valvola è impostata male. Niente di complicato. Non è normale. Forse è meglio chiudere tutto prima che Jameson incolpi me. Meglio del nastro adesivo. A posto. E voilà! Appena in tempo. Chiamatemi lo stupefacente Spider idraulico. Risolto. Sistemato. Era l'ultimo, ma non reggerà a lungo. La pressione è eccessiva. A meno che non sia un problema di deflusso, controllerò lo scarico. Il condotto di scarico è lungo la costa. Vediamo se qualcosa lo ostruisce. Sì, ecco. Meglio liberarlo prima che qualcosa esploda.
Ditemi voi, quale altro eroe combatte il crimine e ti aggiusta la doccia? La Oscorp non potrà negare che una stazione di Harry ha sventato una crisi idrica. Bersaglio piccione acquisito. Non scappare, per favore! È bello usare i poteri per una giusta causa. Su tutti i TG, l'ennesimo scontro tra Spiderman e gli assassini mascherati ha messo in pericolo i newyorkesi. Il prossimo ascoltatore chiama proprio da lì. Sei in diretta con J. Jonah Jameson. A dire il vero, è successo tutto in un cantiere navale chiuso da anni. Non c'erano civili innocenti in pericolo. Oh, abbiamo l'opinione dell'esperto. Ma vuoi sapere cosa ho scoperto dalle mie fonti? Conosciute in anni e anni di brillante carriera giornalistica, che quel cantiere era solo una copertura. Wilson Fisk lo usava per trafficare armi, granate, equipaggiamento militare. Oh, questo spiega tutto. Oh, la bomba della verità colpisce ancora. E aspetta di sentire questa rivelazione da 50 megaton. Mentre Spider-Man cercava la gloria inseguendo un misero furgone, un altro camion è sparito con un arsenale di armi illegali. Fisk non era un santo, ma non le avrebbe mai usate nella nostra città. Questi demoni, invece, o sono una setta di fanatici, o non temono nessuna conseguenza. Ricordo ancora il mio colloquio. Mi sono presentato sporco e con 10 minuti di ritardo perché avevo appena sventato una rapina. È incredibile che Doc mi abbia assunto. Spero non se ne sia pentito.
chiedo cosa avesse in mente Doc. Magnifico. Un altro potenziale materiale di contatto per le protesi. Reticolo polimerico di idrogel. Promettente. Sarebbe un'eccellente interfaccia.